Ciao a tutti, sono Double the Head. Esattamente, stiamo giocando a Crusader Kings 2 con Claudi. Ehi là ragazzi, non fate caso a Double D, ma appena finito il turno di notte ed è tutto ubriaco, quindi andiamo così, dai. Esatto, faccio il barista, ragazzi. Sì. No, non è vero. Allora, iniziamo dopo una guerra che quasi avevamo perso qui contro la Io Lotaringia. sono davvero in una posizione precaria perché mi stanno fottendo i ribelli, però. Wow, detto come una donna. Ehi, Allora, però noi non ci arrendiamo. io purtroppo adesso ho un conte tedesco qui, ma non fa niente. Wow, un altro claim, ragazzi. Dove? Ragazzi, stanno piovendo i claim. Nell'ultima parte, se vi ricordate, abbiamo già creato due claim in Francia. Guardate qui, eccoli qui, che begli scudetti. E adesso abbiamo creato un terzo claim. Tutti adiacenti che potremmo pressare tutti insieme. Certo, mi dispiace per il povero re di Francia che si chiama Jean II ed è sposato con una turca. Però, cioè, non so se mi spiego. Non è male, Rowena mi ha Ah, tra informato. l'altro è la figlia del Lotaringio. Wow, Sì. adesso abbiamo anche EU. Sì. Ah, hai fatto il claim su EU? Il claim su EU. Juan, Amiens e EU. Del Questo EU potrebbe essere un segno del futuro, ragazzi. destino. Sì. Chissà. Ah, davvero, ragazzi, ma voi no, che siete sicuramente appassionati di giochi Paradox, conoscerete anche voi EU4, ovviamente, l'ultimo della serie finora. EU4, Europa Universalis 4. Io e Claudio avevamo pensato di farci una bella serie anche lì. Sì. Secondo voi, ci sono delle nazioni, o repubbliche che siano, regni, come li volete chiamare, che io e Claudi potremmo, pensare di prendere. Noi avevamo pensato a varie cose, però alcune erano davvero impossibili e altre erano un po' troppo semplici. Io ad esempio avevo pensato a prendere De Hansa, che sarebbe che poi, una repubblica qui in alto, mi sarebbe piaciuto fare la repubblica. Però diteci voi, se avete qualche buona idea, lasciatecelo nei commenti e ci penseremo. Sì. Allora, in tecnologie sarà buono. Oddio, sono morto. Che. Ah, mi Sono morto dispiace. di polmonite. Lunga vita, Friedrich II. Anzi, terzo, wow. Sì, sono un bambino di 2 anni. Oddio, oltre 1000 riorto, mamma mia. Uffa, vabbè. Ho ereditato una baronia random che si trova. Dove cazzo è? Dov'è? Dov'è questa baronia? Ah, qui ad Essex. Ok. Ah, ok. Devo creare un nuovo tizio qui. Bene. L'abbiamo creato. Le nostre retinue si sono quasi riprese finalmente. Stiamo vedendo le tecnologie. Allora, qui in tecnologia avremo Military Organization, che però già abbiamo. Cavalry. No, Light Infantry, diciamo che non ci spendiamo quasi nulla. Oh, crociata Crociata per la per la Crimea. Grecia, meno male. Meno male che se ora uscivo per la crociata mi mettevo a piangere, Crociata per la Grecia. ragazzi. Beh, se, devo dire che se io fossi cattolico mi ci butterei a capofitto, Crociata per la Grecia. eh. Fatemi un Secondo attimo pensare, per favore. Mi serve un secondo. me. Tra l'altro non so se la Grecia. No, non è un titolo, quindi quello che viene occupato viene preso. Questa potrebbe essere davvero una buona idea da fare Anche se per fossi cattolico. Costantinopoli. Costantinopoli è dell'Euro Grecia, Eh però. sì. Sì, Ah sì, forse sì. Perché è contro la Budulaid, giusto? Sì. Deus Però vult. ci devi buttare davvero tante truppe, perché questo c'ha. Vediamo un po'. Era dopo la rivolta, magari non ne ha tante. Ah, Ce ne ha soltanto 30.000. 33. 33 Oh, adesso. potrebbe. Fallo, dai. Deus vult, un attimo solo, ragazzi. Il problema è che io ho appena perso un fottio di truppe in quella guerra del cazzo che ho dovuto fare. Beh, tantissimi soldi, dai. Ascolti, ascolti. Cioè, potrei Anche. prendere qualche mercenario, eh? O qualche holy order. Guardi, un holy order già soltanto basterebbe per aiutarmi. Ad esempio qui, Knights Templar. Sembrano carini. Ho anche un po' di pietà.
Ah, sì. Ma anche i mercenari fanno lo stesso. Ah sì. Ah sì. Giusto per avere più. Allora, se prendo le truppe dei vassalli, no, posso farlo, ovviamente. Wow, dal demen, dai vassalli, ragazzi, credo che proprio. Ci proviamo. Vai, vai. Magari se non vuoi rischiare di morire, mettiti comunque un attimo Sì, e poi all'idata. mi Ah, ritiro. quel Mi famoso. prendo il tratto e mi ritiro. Allora, ragazzi, un attimo solo, devo alzare tutte le mie truppe. Ci incontriamo tutti a Timbuktu. No, ci incontriamo tutti qui ad Essex. Mentre queste truppe qui sulla terra ferma si incontrano qui. Speriamo che i vassalli non mi fanno una fazione durante questa storia, perché sarebbe un No, credo peccato. che ormai sei da quante che regni? Da 7 anni, dai, non credo. Speriamo che non arrivano i. Cazzo è Boba Nick Crimea, mamma mia. Ah, è tua figlia, ma perché l'hai chiamata Boba? È il nome più brutto che È un abbiamo bel nome, chiesto. ragazzi. Bob è un bel nome. Mamma mia. Bob è un nome che viene dato spesso ai cani. Oh no. Specialmente ai cani che salvano le persone. Non so che senso faccia questa frase, ma è così. Bene, partiamo. Tedaldo si vuole comprare, stavo dicendo. Si vuole sposare mia nipote Cote. Perché gli è morta. No, Vuole comprare però. Ma chi è Tedaldo, su? non te la faccio sposare. E Tedaldo è il re dell'Utaringia, il crudele. Ma non è Dietrich. Ah no, Code è la figlia di Tedaldo. Scusate ragazzi, sono un po' troppo. Sta ancora con la sbornia del barista, Ma vabbè. che? Niente, niente. Ok, sì, ho un po' di management da fare qui prima di partire, perché adesso ho più di 1000 navi raisate, ma non mi servono. Sì. Sì, a quanto pare non posso Aspetta, selezionare. aspetta, dai che sto facendo le guerre Un attimo soltanto, scusi. Mi consenta. Cioè, non si può. No, non si può, eh. io. Ma fate che? Selezionare soltanto un certo numero di navi senza dover. No, va bene. Non ci sarà qualche scorciatoia, ma no, non mi ricordo. Allora adesso divido e queste le disbando. Adesso si vuole sposare la courtier Shoban. Sì, questa te la sposi. Ok, White Beast, questa quella ridicola, questo mi costa un caso. Ok. Ok ragazzi, dobbiamo provare a muoverci perché l'Abdullah qui diventa solo più forte, ecco. Può diventare soltanto più forte col passare del tempo. Wow, hanno aggiornato un sacco di persone, tra l'altro anche Elisabetta la grassa. Ah sì, un nome e una garanzia. Wow, anche lo Shah ha aggiornato Oddio. contro di noi. Ah sì. Vabbè, ma lo Shah non credo sia. Allora, dicevamo lo Shah. Lo Shah è uno degli uomini più brutti che abbiamo visto su CQ2, ma Ah, quello però è vedete, è lui. orribile. Ma Ha è tipo un vero. quadruplo mento, com'è possibile? Ah, quella è Cioè. la sua faccia. Ah, Ah sì. Oh. Vabbè, comunque. giusto. Poi alziamo anche una truppa di mercenari. E Ah sì. chi si vuole sposare adesso? Il re Oddio, di dai, non preparo. Asturias si vuole sposare. Sì, dai, Cote. questa nipote cotta, lo Sì, sapevo, vai, vai. almeno viene cotta. Un attimo solo, per favore. No. Devo alzare una brigatina di mercenari piccola, o almeno due, non lo so. Veloce. Dai, ne alzo due. Zac, zac. Dov'è che si trovano? A Middlesex, ok. Ma chi è che ti ha occupato? Giù a destra in Inghilterra. No, è una rivolta interna. Ah, ok. Lorillo di Seni. Wow, ah, Sinjay. ma perché Seni è ancora tuo, sì. Wow. Ok ragazzi, ora non ci resta che andare. E chi è questa gente? Ok. Cosa?
Allora, conquistiamo, provo a conquistare Braunschweig. Dove, Cosa ho eh? fatto? Scusate, Oh mio ero Dio, molto, ragazzi. eccitato. Dove dovrei sbarcare dalla domanda? No. Guarda, ti consiglio di andare magari... Direttamente a Costantinopoli. Epiro, no, io sono sbarcato tipo d'Epiro, perché appena sbarcato tu devi un attimo riprenderti come organizzazione. Vedi un attimo dove sono le loro truppe, se Epiro è libero ti riprendi un attimo Sto là e poi andando con piano piano... 52.000 truppe, ok? Se lì ci sono più truppe. Sbarca tipo, non proprio a Costantinopoli, cioè controlla se ci sono truppe, se non ci sono truppe a Costantinopoli Dai, quello... allora sbarco ad Epirus, dai. Così mi Comunque per riprendo un vincere po'. questa cosa devi fare più Warscroll di tutti, Che eh? cazzo mi sta chiamando? L'Earl di Braunschweig contro Freyrek? Oddio, eh sì, perché sto attaccando quello. No, dai, declino. Allora. Cazzo, Ci mancherebbe. sta succedendo, ragazzi? Ok, accetto. Yuhu. Ma quanto cazzo ci stiamo mettendo? Staremo prendendo una crit incredibile in acqua se esiste in questo gioco. La Lucania. Ah sì, sembra una Calabria, dai. Valle della Lucania. Ok, ragazzi, ci siamo. Oddio, chi è? Ci Oddio. siamo, ragazzi. Sbarchiamo. Guarda che Costantinopoli ha le Theodosian Walls, che sono tipo i migliori muri del gioco, ci vuole davvero tanto a Sigiana. A Quindi meno non magari... puoi. Magari splitta, forse intersplittere un attimo le mie truppe, comincio a assaggiare pure magari la Tracia, Calliopolis, Sì, certo. Nicomedea, capito? Giusto. Però tienile vicino perché se arriva qualche stacchetta pesante di Abudullah almeno Esatto. puoi subito Esatto. rigrupparti. Ok. Non ho idea di quel che sto facendo, quindi... Si vede. Ah, basta. Ok. Vabbè, non ho ancora l'organizzazione, per questo ho un po' di paura. Oddio, arrivano 20.000 soldati. Visto? Quanti Oh, cazzo non altro sono? quello civile, che palle, Ok, sono diventato un crociato. Tempo di togliere il mio generale di merda. Un attimo. sì. Un attimo. Ok. Mathieu. Ok. Bene, si parte. Wow. Ragazzi, questa è la guerra più grande nella quale sia stato mai coinvolto. Sto perdendo un fottio di monetine. Sarebbe davvero bello se vincessi una crociata, sapeva prima, da quando inizia il Che cosa gioco. sta succedendo? Il gioco è pesantissimo. Lo so. Ok, una terza figlia inutile mi è nata. Oh, Dio, la chiama inutile. Ma come scatarge, Così dai. si chiamava. Ok, Oh no. ragazzi, qui che terrain c'è? Mountains, oddio, no, non ci vado. Allora, Sto proviamo a fare un piccolo assalto, vediamo un po' quante truppe perdiamo. 23.000 ne abbiamo e ne perdiamo 0. No, 1.000. Wow, quante cazzo ne stiamo perdendo? Bene. dove stai assaltando Costantinopoli? No, 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 Epiro. Ah, ok. Vedi un attimo chi è che sta lidando, cioè chi ha fatto più worst for di te per la crociata. Probabilmente nessuno. Allora, vediamo. Il Papa è il 4%. Ah, il Papa. Ah, ok, ma state vincendo o Adesso 2%. no? Ok, dai, ci vuole ancora un po' di tempo. Sì. Wow, hanno delle fortezze incredibili qui. Cioè, hanno Sì. 3.000 uomini in garrison. Ridicolo. L'imidex si Attenzione. interrompe Mi stanno venendo fortissimo. addosso. Ah, sì. Mi stanno venendo addosso, ma qui...
Siamo in collina. Cioè, o si sentono molto più forti di me oppure perdono. Ma dove hai? Ah, è Pirò. No, ad Arta. Ah. Oddio. Ecco, mi sono venuti addosso. Però io ho un più. Sì. Stai ancora lì dando le truppe? No, no, me ne sono andato. Ah. Ok, che schifo. Ok, ragazzi. Si stanno buttando un sacco di truppe qui dentro. Quindi adesso ci butto la mia altra stacchetta da 21.000 e speriamo bene. Oddio, stanno arrivando altri 18.000 soldati. Oh no, oh no, oh no, qui mi faccio male, qui mi faccio male, qui mi faccio male, qui mi faccio male. Ok, non arrivano perché ci mettono in eterno. Sono arrivati anche con gli altri. Questa è la battaglia decisiva, ragazzi. E Non li stiamo credo che già sia la spatacando. battaglia finita. Eravamo a 2 war score, adesso siamo al 23, benissimo. Adesso gli corriamo dietro. Andiamo a Dellas. Non certo a Verona, ma... Ok. No, oh, incredibile quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo qui è agghiacciante. Ok. Aspettate. Oddio, ma qui ci sono ancora tutte le mie barchette. Ma se le disbando su un porto, posso disbandarle anche su un porto qui altrove o devo essere a casa? No, devi essere a casa, credo. Comunque tu tante te lo dici se ne perdiamo. Non so se sei alleato con qualcuno in questa guerra, cioè se vai sul porto Ma di non un lo so. alleato, però vedi se ti fa proprio attaccare ad un posto, attraccare e se forse così funziona, però No, non da... mi fa attaccare a Roma, ad esempio, Ah niente. no, no, allora no, dovresti tornare a casa. Ma molte volte ti conviene alzare le barche dei vassalli, perché ti fanno spendere pure un casino di soldi le barche tue. Ma perché su di me c'è ancora scritto... Ah, ok, c'è scritto contribution 57. Perché i Gli numerini non so perché sono rimasti a zero quelli che sono scritti sotto. altri crociati? No, anche su me c'è scritto zero, però se ci overo sopra col mouse poi mi dice 57, non lo so. Ah, non lo so. Ah, qui però avremmo potuto attaccare perché... Oh, che casino. Oh no, l'avevo occupata io con la provincia, maledetti. Però in collina. Dicevi? Dicevo. Ok, si sta muovendo. Beh, come va la tua crociata? Ecco, mi stanno venendo addosso. Fermi, fermi, per favore. Allora, mi stanno venendo addosso. Arrivano il 9 giugno. Ah no, su Demetrias prima. Che c'è una provincia. Ok, stanno andando ad Atene. La domanda adesso è: provo a squasciarli o rimango qui? No, meglio rimanere qui ad occupare, dai. Tanto per ora stiamo vincendo. Vanno a Corinthos qui. Ma wow, comunque incredibile che nessuno ci ha mandato più truppe di qualche migliaio a random. Ma molte volte queste crociate vengono generate da davvero non molti, cioè dei personaggi non molto forti. A volte sono duca, a volte sì, sono pure re, però non è che mandano tantissime truppe. Sì, me ne sono accorto. Da un po' chi è che ci sta in questa guerra? L'unica regina che c'è oltre te è la regina di Aquitania. Anzi, non c'è più, quindi o è morta dentro adesso. Eh sì, è appena morta. Wow. Elisabetta la ciccione è Almeno i morta. vassalli non si lamentano quando sei incrociata con le loro truppe. Sì, perché mi vuole una cosa che comunque apprezzo.
Ok, abbiamo quasi finito di occupare questa Anglo-Castron che aveva una garrison incredibile. Anche qui a Naupactus c'è addirittura Civilized Peasants, Guinness, ok. Benissimo, adesso dovremmo aver sigillato tutto. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso è tempo di andare ad attaccare qualcuno. Appena mi si liberano le truppe, andiamo all'arrembaggio. Oddio, 1 miliardo di rivolte. Oh. Dove stiamo andando qui? No, non c'è motivo di andare qui. Dai, andiamo di qua. Oh no! Mannaggia la puttana, cosa ho fatto? Mi hanno fregato. Adesso perdo. Oh no. Oh no. Oh no. No, 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 no. Adesso c'è la rivolta. Ah no, abbiamo vinto. Oh, incredibile, anche se loro avevano il bonus. Ok, ho imprigionato Yahya. Non lo so, un Già, qualche sceicco conte. già. Già, torna. Ah, sì, proprio lui. Sta succedendo, ragazzi? Wow, sì, venitemi addosso, stronzi. Ah, ho ucciso uno sceicco, incredibile. Avevo imprigionato Akutla, chi cazzo Non lo so. è? Bene. Ragazzi, questa è una parte memorabile, Ah sì, speriamo che non duri troppo però. ecco. Ma c'è bisogno che sigillo Costantinopoli per poi per poi prenderla? Penso di sì, penso di sì. Ah, se no rimane a loro, scusa. Ma la Ma non crociata sono è tutta sicuro, la sai, Grecia. non sono sicuro, però io per sicurezza la sigillerei, almeno, non lo so, se riesci almeno a prendere la prima contea, cioè la prima holding, non sarebbe male, non lo so, anche se è molto difficile. Il fatto è che qui ci stanno 7.000 truppe sull'isoletta e so che non appena mi sposto questi provano a risiggiare tutte le province che ho Non lo preso. so, puoi provare, vedi tu, cioè, se te la senti. Ok, un attimo che è pericoloso, sapete la pericolosità della vita. Ok, Crimea. Ok, 68%, quindi ovviamente se qualcosa succede qui va tutto a me. Noi siamo soltanto al 50%, che poi non è molto, eh. Ah, sono arrivati i Knights, credo. In Calatravi? Mi sembra. Un attimo che devo prendere i 12.000 e devo attaccare questa provincia. Oh no, si stanno muovendo, si stanno muovendo. Ah, ok, se adesso mi vengono addosso, ragazzi. Sì, mi stanno venendo addosso con un Super River Crossing. Eh sì, crossano il Mar Ionico e adesso si suicidano così. Aspettiamo fino al 20 maggio e ci buttiamo anche sopra gli altri. Ok, ragazzi, sta per succedere. Questa è la battaglia decisiva. Oh no, se ne sono andati. Oddio, tutto stava a sto hype, poi niente. Credo che ce ne andremo verso Costantinopoli. Sì, sarà la cosa migliore da fare. Andarsene verso Costantinopoli. Eh sì, a quei 13.000 ovviamente adesso si spostano e magari mi vanno anche a togliere il sigillo. Mi stanno andando addosso, arrivano il 10 luglio a Tessalonica. Io arrivo l'8 luglio invece. Se io il 7 luglio provo a... Ok, dai, lasciamo stare.
No, sono andato da Epirus. No. No, 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 no. Loro arrivano il 25 luglio, io qui ci arrivo il 24. No, non è no, no, probabilmente poi mi suicido. Il 27 luglio arrivano loro. Allora adesso ci vado e me ne frego. Ah no, c'è River Crossing, lasciamo stare. Che Oddio. casino. Ok, dai, abbiamo salvato i Knights. Che cazzo è sta gente? No, Genova, figuratevi. Per sbaglio mi ci sono buttato addosso. Ah no, mi sono venuti loro addosso. Ecco, dicevo io, non è possibile. Bene, e questo stavamo aspettando. Adesso che moriranno, perché hanno il malus. Esatto. Finalmente, dai. Questa era l'ultima stacchetta grande che c'era qui in giro. E loro vanno verso sto non so cosa. Ti dico qualcosa, Stilmon. Streamon. Ma Ah sì. prima che loro vadano per Streamon, ragazzi, vi dobbiamo dire Oddio. che anche per questa parte è tutto. Oh. Ciao e alla prossima. Ciao.